Ciao a tutti amici lettori e bentornati su Mangia Pagine. Io sono Veronica e oggi sono qui per parlarvi di un libro che mi è piaciuto veramente tanto e che ho finito da poco, ovvero la Trilogia dei Colori di Maxime Fermin. Quest'unico volume racchiude all'interno tre romanzi brevi o dei racconti lunghi, dipende come volete intenderli. Questi tre romanzi sono Neve, Il Violino Nero e L'Apicoltore. Tutte queste tre storie rappresentano tre diversi colori. Neve rappresenta il bianco, il violino nero rappresenta il nero e l'apicoltore rappresenta il colore dorato del miele. In tutti e tre i romanzi troviamo dei punti in comune. Allora, i protagonisti sono sempre dei ragazzi che perseguono il loro sogno e cercano di andare oltre le varie barriere che possono essere per raggiungere il loro scopo. In Neve abbiamo un giovane ragazzo che vuole diventare un poeta di haiku. Gli haiku sono dei piccoli componimenti giapponesi. Nel violino nero abbiamo un giovane ragazzo appunto che suona il violino, che vuole creare la sua opera musicale della propria vita. Nell'apicoltore abbiamo appunto un apicoltore che vuole vivere delle sue api e vuole andare alla ricerca dell'oro, l'oro che può essere inteso come l'amore e come il miele stesso. Tutti i protagonisti di questi libri sono seguiti da un personaggio, anche qui maschile, che funge come una sorta di maestro per loro. In Neve troviamo un vecchio saggio che si trova sulle pendici di alcune montagne e che insegnerà al protagonista a vedere il mondo con altri colori, non solamente col bianco puro e accecante della neve. Nel violino nero abbiamo un liutaio che ha costruito un violino a immagine e somiglianza della donna che amava. Infine, nell'apicoltore abbiamo un ingegnere che si mette insieme a questo apicoltore per creare una città delle api. Quello che stravolgerà la vita dei protagonisti di queste storie sarà sempre una donna. In Neve troviamo una donna diafana che si trova in un pezzo di ghiaccio. Una donna bellissima, eterea, bionda e veramente stupenda, che farà battere il cuore al protagonista. Nel violino nero abbiamo una donna dai capelli e dagli occhi neri e corvini, che è conosciuta da tutti per la sua splendida voce. Infine, nell'apicoltore abbiamo una donna dalla pelle color dell'oro, color quasi del miele, che ricorda un po' una regina, la regina delle api. Cosa accomuna tre libri così diversi, a parte queste piccole cose che abbiamo appena citato, è l'amore. È l'amore per una donna, l'amore per il proprio lavoro e l'amore per il proprio sogno. Maxence Fermin racconta queste storie con uno stile molto dolce, sempre delicato e semplice, e a tratti molto poetico. Addirittura ci sono alcune parti del libro che proprio nell'immaginazione ricordano molto dei testi poetici. Tutti e tre i libri mi hanno lasciato moltissimo dopo la lettura, perché tutti e tre parlano di qualcosa che sento molto mia. Per quanto riguarda Neve, io sono una persona che odia tantissimo la neve, però in realtà questo libro me l'ha fatta guardare con occhi un po' diversi. Per quanto riguarda invece Il Violino Nero, io amo molto la musica e quindi mi piace sempre trovare qualcosa di così che parli di questo argomento, e Il Violino Nero è stata una storia molto romantica e mi è piaciuta molto. Ma devo dire che il mio cuore l'ha preso l'apicoltore. L'apicoltore perché da un po' di tempo a questa parte anche io seguo le api insieme al mio fidanzato. Ovviamente ho tantissimo ancora da imparare per quanto riguarda questa pratica, però mi piace molto mettermi e vedere come lavorano questi insetti stupendi e come producono questo miele buonissimo e dolcissimo. Quindi il libro che mi ha toccato particolarmente è stato appunto L'Apicoltore. Consiglio assolutamente a tutti la lettura di questa trilogia, perché è qualcosa di molto semplice e delicato e secondo me può piacere veramente a tutti. Sono delle storie che hanno un non so che di poetico e di bello, e fanno capire tutte e tre l'amore per i propri sogni, il raggiungere i propri sogni, andare contro qualsiasi ostacolo. Inoltre fanno capire l'amore per le cose semplici e piccole della nostra vita. Detto ciò, spero che questo breve video vi abbia fatto venire voglia di leggere questo libro, che è veramente veramente stupendo. Sono raccolti appunto tutti questi tre in un unico volume edito Bompiani.
Detto ciò, io vi do appuntamento ai nostri prossimi video. Ciao!